Salve, sono Nicola Ferroni, benvenuti a Nuova Musica Antica. Oggi inizierò a trattare l'evoluzione dei sistemi di accordatura. Esigenze musicali da un lato e spirito di ricerca dall'altro hanno portato nel corso dei secoli ad una immensa varietà di soluzioni. Sappiamo che per tutto il Medioevo, sino al 400 inoltrato, il sistema prevalente fu quello pitagorico. E caratteristica saliente di questo sistema, come abbiamo visto nelle scorse puntate, era di privilegiare l'intervallo di quinta giusta che veniva intonato puro, cioè privo di battimenti. Come conseguenza di questa operazione, le terze maggiori risultanti dalla concatenazione di quinte pure sono piuttosto larghe rispetto all'intervallo naturale puro, sono molto aspre. Ora, poiché siamo tutti abituati al suono che produce il temperamento equabile moderno, credo sia giusto dedicare un rapido ascolto ai tre intervalli: l'intervallo di terza maggiore puro, l'intervallo di terza maggiore secondo il temperamento equabile e l'intervallo di terza maggiore pitagorico, i quali rispettivamente sono di 386 sens, quello puro, 400 sens, quello equabile, e 408 sens, ancora più largo, quello pitagorico. Ora, l'intervallo di terza maggiore naturale, re fa diesis, 386 sens, privo di battimenti. Lo stesso intervallo, re fa diesis, con il sistema del temperamento equabile moderno, 400 sens, e ora lo stesso intervallo, re fa diesis, con il sistema pitagorico, la terza maggiore è molto larga, 408 sens. Le ripassiamo in successione. La naturale, l'equabile e la pitagorica. Per quanto riguarda le quinte, invece, quelle del sistema equabile sono poco più strette rispetto all'intervallo naturale, che è anche quello che viene adottato normalmente nella creazione del sistema pitagorico. La quinta re la nel sistema pitagorico è una quinta giusta e misura 702 sens. La quinta re la nel sistema equabile invece è più stretta di 2 sens e misura 700 sens. Questa è quella pitagorica senza battimenti. Questa è quella un po' più stretta, di 2 sens, che è dell'equabile. Si produce una successione di onde, di battimenti, che è valutabile all'incirca in poco più di un battimento al secondo, quasi 2, in questa zona della tastiera che è la seconda ottava del registro di 4 piedi, cioè del registro di ottava. Allora, tutti i sistemi derivanti dal pitagorico hanno almeno un intervallo del lupo, cioè non chiudono il circolo delle quinte, ma lo interrompono in qualche punto. E quando l'armonia cominciò ad affiancarsi al contrappunto e la polifonia a stringere rapporti con l'omoritmia da un lato e col mondo degli accordi, dell'accompagnamento dall'altro, i sistemi che si basavano sulla purezza delle quinte furono gradualmente sottoposti ad una revisione, cioè al temperamento di questi intervalli fondamentali, le quinte, per favorire le terze maggiori. La soluzione ottimale, che è anche la più drastica, consiste nel temperare tutte le quinte in maniera consistente in modo da ottenere delle terze maggiori pure. Questa è la soluzione,
del sistema mesotonico a un quarto di comma sintonico, che come abbiamo visto compromette tutte le quinte, stringendole di un quarto di comma sintonico, cioè molto al di sotto del valore che per esempio adotta il sistema equabile moderno, e genera però così il maggior numero di terze pure, che sono 8, sacrificandone soltanto 4 che sono relegate nelle tonalità che non vengono comunemente usate, cioè quelle che hanno più di 3 diesis o più di 2 bemolli. Anche il sistema mesotonico comporta almeno un lupo e non permette la circolazione fra le tonalità. Fra questi due mondi che si collocano agli antipodi l'uno dell'altro c'è un vastissimo universo di sistemi che rispondono a esigenze a volte musicali, a volte speculative. Esattamente a metà fra questi due mondi si colloca il temperamento equabile, che non privilegia alcun intervallo, o meglio compromette sia le quinte, di poco, di soli due sens, sia le terze. L'unico intervallo naturale riconosciuto, cioè puro, senza battimenti, è l'ottava. Esistono per inciso dei sistemi che temperano anche l'ottava, al limite della tollerabilità, nel tentativo di recuperare per quanto possibile un po' di eufonia alle terze maggiori, riducendone il numero di battimenti rispetto al numero che presentano nel sistema equabile. I sistemi irregolari, come l'equabile, il pitagorico e il mesotonico, presentano le quinte temperate tutte della stessa quantità. Il sistema pitagorico, abbiamo visto, usa quinte pure, quindi in realtà non le tempera, ma sono tutte uguali, sono tutte pure, a parte l'ultima che viene posta al di fuori del circolo, cioè risulta come conseguenza della mancata chiusura del circolo. Nel sistema moderno equabile tutte le quinte sono strette di un dodicesimo di comma pitagorico, e nel sistema mesotonico a un quarto di comma sintonico tutte le quinte sono strette di un quarto di comma sintonico, per l'appunto. Questa caratteristica fa sì che tutte le tonalità agibili, cioè quelle di cui è possibile costruire la scala, manchino di un carattere precipuo. In altre parole, la costruzione di un accordo su qualunque grado della scala in un sistema regolare presenta le stesse caratteristiche, cioè un accordo di una tonalità minore, un accordo di La minore, equivale armonicamente ad un accordo di Mi o di Sol minore. Un accordo di Do maggiore nel sistema mesotonico, a un quarto di comma sintonico, equivale a un accordo di Fa maggiore o un accordo di La maggiore. Risultano costruiti nella stessa maniera, una terza maggiore pura e una terza minore, che combinate formano una quinta stretta di un quarto di comma sintonico. Le tonalità poste agli estremi del circolo armonico, o quelle che si avvicinano verso gli estremi, per esempio il Mi minore nel mesotonico a un quarto di comma sintonico, presentano delle caratteristiche salienti. Per esempio la sensibile, il re diesis, nel mesotonico un quarto di comma sintonico non esiste. Il tasto suona mi bemolle, non è per inarmonia confondibile con un re diesis. Non possiamo quindi costruire la scala nella tonalità di mi minore perché ci manca la sensibile, e quindi questa tonalità risulta parzialmente praticabile. E tuttavia, se consideriamo la tonalità di re minore, che è perfettamente praticabile, la sua scala è costruita in modo che gli accordi che si formano su questa scala equivalgono agli accordi simili nella scala di Mi minore, cioè l'accordo di Re minore, Re Fa La, è formato da una terza minore e una terza maggiore pura, da una quinta stretta di un quarto di comma, Re La, che ritroviamo pari pari nella formazione Mi Sol Si, dove abbiamo una terza minore, una terza maggiore pura, Sol Si, e una quinta, Mi Si, che è stretta di un quarto di comma sintonico. Sono invece le tonalità che stanno ai bordi del circolo che si caratterizzano per degli intervalli, tra virgolette, impraticabili,
sono banditi dall'uso normale, sono tollerati solo a fini espressivi, come quando per esempio siamo costretti ad usare un sol diesis al posto di un la bemolle. Analoghe considerazioni si possono fare con il sistema pitagorico, già che esso presenta soltanto quattro terze maggiori praticabili, perché sono abbastanza vicine alla purezza, mentre le altre otto sono totalmente disarmoniche, sono pitagoriche, molto, molto larghe. Poiché l'equabile è un sistema che è posto in mezzo fra i due estremi, esso permette l'enarmonia di tutte le note, e comunque la tonalità, il carattere tonale di ogni accordo è neutro. In tutti i sistemi regolari è vero che aumentando l'altezza della tonica i battimenti degli intervalli aumentano, cioè il Do maggiore è sempre meno teso del Sol maggiore, sia nell'equabile, sia nel mesotonico, sia nel pitagorico. Ma questo accade proprio perché il numero di battimenti fisiologicamente raddoppia di ottava in ottava, e se i due accordi sono a distanza di quinta, il numero di battimenti starà nel rapporto di 1 a 1 e mezzo circa. Invece, temperando le quinte in modo irregolare, secondo criteri ben progettati, si ottengono infiniti mondi sonori, con sfumature che si prestano a caratterizzare in maniera precipua le varie tonalità, favorendone alcune a discapito di altre che vengono naturalmente scelte con cura. E nel primo Rinascimento si scoprirono così le risorse espressive dell'armonia, che vennero poi codificate gradualmente nel linguaggio musicale, senza mai dimenticare l'autorità dei classici, che il più delle volte veniva presa come scudo per proteggersi dalle accuse di stravolgere l'ordine o anche per avallare il gusto e le mode del momento. Vediamo dunque rapidamente alcuni sistemi che modificano la base pitagorica da cui derivano per migliorare alcune terze maggiori. E per inciso osservo che se per via teorica è facile compilare una tabella di rapporti intervallari, tuttavia l'orecchio riconosce solamente intervalli puri. Dovremmo allora contare il numero di battimenti nell'unità di tempo, avvalendoci di un metronomo o di un orologio. E dovremmo avere anche una tabella che ci consenta di elencare quali intervalli, dal punto di vista teorico, ci si aspetta abbiano lo stesso numero di battimenti o siano perlomeno simili dal punto di vista del numero di battimenti che si possono rilevare. Questa è l'unica maniera se si accorda ad orecchio. Altrimenti si deve intervenire con un apparecchio elettronico che permette di raffrontare i vari intervalli avvalendosi anche di un indicatore stroboscopico. Tuttavia io consiglio sempre di usare l'accordatore elettronico per creare lo scomparto, cioè la suddivisione dell'ottava di riferimento. Una volta compiuta questa operazione si procede ad orecchio, si verifica che le varie tonalità e i vari accordi siano accettabili e quindi si propaga questa ottava alle ottave contigue, e poi da qui si può continuare con l'accordatura di tutto lo strumento.